Butterfly 29 è una docufiction scritta, diretta e interpretata da Milo Vallone con la collaborazione e i testi del collega Luca Pompei, la consulenza della psicologa Ilaria Fini, le musiche di Gianluigi Antonelli, Davide Cavuti, Arnaldo Guido ed Enrico Vallone, una produzione di Tam Tam Communication in collaborazione con la Regione Abruzzo. 8 gli episodi, il debutto in anteprima nazionale sulla nostra emittente Rete 8 il prossimo 15 marzo alle ore 22:30 sul sito www.butterfly29.com. Il progetto, scritto, diretto e interpretato da Milo Vallone, il primo esperimento mai realizzato in Italia di serie interamente prodotta in smart working. È una storia ambientata nel 2030 e ci racconta le vicende di un uomo che si chiama Alan Caravaggio che è costretto agli arresti domiciliari per via di un femminicidio che ha commesso 10 anni prima, nel 2020, durante il lockdown legato alla pandemia, che ben ai noi conosciamo, del Covid-19, la cui vittima è stata la moglie, anche se lui chiamerà questa personale sciagura l'incidente, non lo riconoscerà come femminicidio, riconoscendosi appunto sempre innocente rispetto all'accaduto. Ma per la magistratura, gli organi di informazione e l'opinione pubblica non è stato così. E quindi lui sconta la sua pena, 3 anni di carcere e 11 anni di arresti domiciliari. Nel frattempo però, da qualche mese, nel mondo si è sparso un virus informatico, Butterfly 29 appunto, che ha generato una net pandemia, provocando la totale disconnessione di tutto il sistema digitalizzato. E così ci troviamo in una situazione che, mentre il mondo ricomincia davvero a socializzare, ad uscire di casa, a ripopolare piazze, parchi, teatri, il nostro protagonista, che è Alan Caravaggio, si trova sempre più confinato nel suo isolamento. E un giorno, esattamente il 10 marzo del 2030, decide di mandare delle audiolettere al figlio, che ormai ha 16 anni e che all'epoca dei fatti ne aveva 6, e quel giorno di aprile, quando perse in un solo momento di fatto entrambi i genitori. Quello che vedremo all'interno dell'opera di questi 8 episodi è quindi Alan Caravaggio a casa, costantemente ripreso dalle 32 telecamere di sorveglianza, e ascolteremo queste 8 audiolettere che manderà al figlio cercando di farsi conoscere. Ad oggi, prosegue Vallone, in tutta questa vicenda mi sembrava mancasse una voce che affrontasse la pandemia dal punto di vista dell'informatica, alla quale abbiamo affidato le nostre vite. Butterfly 29 come opera vuole essere anche una risposta alla sciagura del settore spettacolo. Il teatro, perché sia teatro, ha bisogno di pubblico. Interessante però è secondo me, come dire, il cercare e magari trovare nuovi linguaggi per la strutturazione della performance.